Amici di Lanci, una giornata di mercoledì caratterizzata da una forte ondata di maltempo e dalla formazione di un vero ciclone che dal canale di Sicilia si porterà con la sua traiettoria dapprima a ridosso della Sicilia ionica e poi interesserà il territorio calabrese risalendo verso la Puglia. È una situazione di maltempo caratterizzata da un minimo depressionario in formazione indicato dalla B sulla nostra grafica, in formazione sul canale di Sicilia, che viene alimentato dal calore prelevato dal deserto del Sahara, quindi da una grossa quantità di calore, e dal calore del mare del canale di Sicilia, attualmente sui 29 gradi, 2-3 gradi, oltre la media del periodo. A questa situazione si aggiunge la discesa di aria fredda dal nord-est europeo, lo vediamo evidenziato dalla grafica, e l'arrivo di altra corrente fredda dalla perturbazione che arriva dalla Spagna. Mettendo insieme questi fattori si genererà un ciclone che porterà temporale e forte maltempo su tutto il meridione d'Italia. Passando alla grafica successiva possiamo ben vedere, evidenziati dal simbolo azzurro, la traiettoria che assai probabilmente assumerà questo ciclone. Nascerà mercoledì mattina sul canale di Sicilia e risalirà nel corso del pomeriggio di mercoledì sulla costa ionica siciliana e poi lungo, nella nottata su giovedì, lungo la costa ionica calabrese fino a toccare il Salento nel corso della giornata di giovedì. Quindi sarà una situazione di forte instabilità caratterizzata proprio dal percorso che i nostri calcolatori indicano e risalire appunto attraverso il Maionio. Passando alla grafica successiva possiamo vedere l'animazione che indica gli apporti precipitativi che si svolgeranno tra il pomeriggio di mercoledì e la giornata di giovedì sul meridione d'Italia. In rosso precipitazioni assai intense di stampo temporalesco. Come possiamo vedere il maltempo risalirà lungo la fascia ionica siciliana da prima e calabrese dopo fino ad arrivare sulla Puglia nel corso della mattina dei giovedì, quindi sarà una situazione assolutamente da monitorare. Passando uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola possiamo ben dire che tutto il maltempo è concentrato sul sud d'Italia. Il nord d'Italia, invece il centro d'Italia, vivranno una giornata abbastanza tranquilla con temperature gradevoli e situazione di assenza di fenomeni significativi. E uno zoom sul nord d'Italia mostra della nuvolosità più compatta a ridosso dell'arco alpino e del settore pedemontano, in un contesto comunque che rimarrà soleggiato su tutta la fascia ligure con qualche nube in più sul nord-est e sull'alto Adriatico. Centro d'Italia con situazione meteorologica abbastanza tranquilla, temperature gradevoli sull'ordine dei 28-29 gradi le massime, minime intorno ai 20 gradi, in un contesto di assenza di fenomeni, non interessato il centro d'Italia dalla fase di maltempo acuta che invece si concentra, lo torno a dire, sul meridione d'Italia. Instabilità che dalla Sicilia risalirà gradatamente sulla nostra regione, sulla costa calabrese, interessando con il maltempo la Calabria a partire dalla seconda metà della giornata di mercoledì. Forti precipitazioni di stampo temporalesco con apporti precipitativi superiori ai 100 mm nelle 12 ore, è facile pensare al rischio di nubifragi e di precipitazione assai intensa. Attenzione alla fascia ionica perché sarà interessata da ventilazione da est assai intensa in rinforzo che porterà maltempo e mareggiate anche sulla fascia ionica, perché il moto ondoso proseguirà da est verso ovest, quindi interessando tutta la ionica crotonese, il golfo di Squillace, la ionica regina. A seguire una giornata di giovedì ancora all'insegna del maltempo per la prima parte della giornata con precipitazioni di stampo temporalesche che dalla portata della traiettoria di questo ciclone, che tenderanno a ridursi come diciamo entità e come fenomeni nel corso della seconda parte della giornata di giovedì, portandosi il maltempo a ridosso il golfo di Taranto, interessando tutta la penisola diciamo salentina, il lembo orientale della costa pugliese. Quindi una giornata di maltempo caratterizzata, lo ripeto, da questo ciclone, la cui traiettoria è ben evidenziata dalla grafica, partirà dal canale di Sicilia mercoledì mattina, nel corso del pomeriggio inizierà a interessare lo stretto di Messina e la Calabria ionica in particolare, e poi nella nottata diciamo risalirà lungo il bordo orientale calabrese fino a giovedì mattina allontanarsi in direzione proprio della Puglia. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Gonotaro per gli amici di LACI.